per fare il ritratto di un uccello, Jacques Prévert. Una poesia estremamente allegorica. Cos'è la gabbia? Cos'è l'uccello? Cos'è il quadro? Cosa è la porta? Per prima cosa, dipingere una gabbia, che abbia la porta aperta, quindi dipingere qualcosa di grazioso, qualcosa che sia semplice, qualcosa che sia bello, qualcosa di utile per l'uccello. Mettere poi la tela contro un albero, in un giardino, in un bosco o in una foresta. Nascondersi dietro quell'albero, senza dire niente e senza muoversi. Talvolta l'uccello arriva svelto, ma può anche metterci anni e anni prima che si decida. Non scoraggiarsi, aspettare. Aspettare se occorre anche per anni. La rapidità o la lentezza dell'arrivo dell'uccello non ha nulla a che fare con la riuscita del quadro. Quando l'uccello arriva, se arriva, osservare il silenzio più assoluto, aspettare che l'uccello entri nella gabbia e quando l'avrà fatto, richiudere dolcemente la porta col pennello e poi cancellare una per una tutte le sbarre, avendo cura di non toccare le piume dell'uccello. Fare a questo punto il ritratto dell'albero, scegliendo il suo ramo più bello per l'uccello, dipingere allora il fogliame verde e la freschezza del vento, il pulviscolo del sole, il rumore degli insetti nascosti nell'erba, nella calura estiva. Poi aspettare che l'uccello abbia voglia di mettersi a cantare. Ma se non canta, è un gran brutto segno, è segno che il quadro è venuto male. Ma se canta invece è un buon segno, segno che il lavoro va firmato. E quindi voi strapperete con grande dolcezza a quell'uccello una sua piuma e scriverete il vostro nome in un angolo del quadro.